prima di cominciare, una doverosa precisazione. Questa recensione non contiene alcun tipo di spoiler. È troppo tempo che noi videogiocatori aspettiamo Beyond, e sarebbe stupido rovinarlo a chi non ha ancora avuto modo di giocare. Ora mettetevi comodi e godetevi lo spettacolo. There you are. How you doing today, Jody? Good? I hate to bother you when you're playing and all, but I believe it's time, honey. Ci sono produzioni destinate a cambiare letteralmente la percezione di un media. Lo abbiamo visto 3 anni fa con Heavy Rain, l'ambizioso titolo partorito dal geniale David Cage. Heavy Rain è un'opera davvero coraggiosa, quasi un esperimento narrativo che con il tempo ha saputo conquistarsi una fetta di pubblico importante. Con Beyond 2 anime, Quantic Dream ha voluto alzare l'asticella, portando a recitare sul palco digitale attori di primissimo piano come Ellen Page e William Dafoe. Il tutto alla ricerca di una perfetta commissione fra videogioco e cinema, un sogno a lungo inseguito dai più grandi game designer. L'agenzia vuole che tu join their military school program at Camp Perry. Beyond ci farà vestire i panni di Jodie Holmes, una ragazza che fin dai primi anni di vita ha dimostrato di possedere poteri fuori dal comune. Da sempre, infatti, è legata a un'entità, da lei chiamata Aiden, che la segue ovunque e dalla quale non può separarsi in alcun modo. Questa sua unicità richiamerà l'attenzione di uno scienziato e studioso, il dottor Nathan Dawkins. Nathan si occuperà di analizzare questi fenomeni e nel corso del tempo si affezionerà a Jodie come fosse sua figlia. Ovviamente l'idillio non durerà per sempre, dato che i poteri di Aiden sono troppo peculiari per non destare l'interesse del governo e della CIA in particolare. Non vi racconteremo i dettagli, poiché Beyond è sostanzialmente un film interattivo e il rischio di rovinarvi la storia è elevatissimo. Sappiate solo che la narrazione non avviene in modo lineare, quindi ci troveremo a rimbalzare da un periodo all'altro della vita di Jodie in un ordine cronologico rigorosamente sparso. I meccanismi base di Beyond sono piuttosto simili a quelli di Heavy Rain, che però sono stati affinati e migliorati. In particolare si è lavorato parecchio per rendere meno invasivi i quick time event, soprattutto nelle scene di azione. In questi frangenti l'interazione è affidata allo stick analogico destro e dovremo osservare quel che accade sullo schermo per decidere quale direzione selezionare. È un sistema pratico e funzionale, sebbene di tanto in tanto un po' ambiguo. L'elemento distintivo però rimane il legame con Aiden. Il controllo di questa entità ci permetterà di interagire con l'ambiente e con alcuni soggetti umani. Un ruolo preponderante, non solo in termini di azione, ma anche di narrazione. Il libero arbitrio è ben presente in Beyond e vi metterà più volte di fronte a scelte che influenzeranno l'evolversi degli eventi. You must have family, friends, someone who could tell me who you are. Beyond rappresenta uno sforzo tecnico davvero impressionante. Il livello qualitativo è altissimo e la rappresentazione dei volti umani in particolare lascia davvero senza fiato. Anche le ambientazioni risultano molto curate e l'illuminazione è fra le migliori mai viste in questa generazione di console. PS3 è davvero spinta al massimo e lo si capisce anche dalla continua attività del lettore Blu-ray. È comprensibile, quindi, notare qualche problema di pop-in in determinate location all'aperto e qualche leggero calo di frame rate in alcuni momenti, ma si tratta di dettagli. L'unico aspetto ancora incerto, come in tutti i titoli Quantic Dream, rimane quello delle animazioni nelle fasi giocate, troppo scarne, specialmente se paragonate a tutto il resto. Anche questa volta Sony ha compiuto un ottimo lavoro di traduzione, adattando perfettamente dialoghi e recitazioni. Era doveroso vista la tipologia di gioco. Non è da meno l'ottima colonna sonora, anche se manca un tema portante e efficace quanto quello ascoltato in Heavy Rain. Beyond 2 anime si conferma come un titolo a dir poco peculiare, dove la narrazione prende il sopravvento sulle meccaniche di gioco. Di base, David Cage ha preso quanto di buono c'era in Heavy Rain e lo ha portato a un nuovo livello. La trama forse non ha la stessa forza, ma il tema del paranormale ha permesso di creare un titolo più vario e per certi versi più appassionante. L'idea di raccontare ogni evento senza seguire un ordine cronologico lineare crea un effetto puzzle, i cui pezzi assumono un senso solo quando sono visti nel loro insieme.
Beyond è un viaggio emozionante, a tratti persino toccante, che costringe a riflettere sulla morte e su quel che viene dopo. Un altro passo fondamentale verso la maturazione del videogioco come media adulto, in grado di toccare argomenti e temi con i quali spesso evitiamo di confrontarci.